Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fatevi Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché lui ne gregge dei tuoi fedeli, giunga dove lo ha preceduto Cristo suo pastore, egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore in Cristo per Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dovrebbe acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Dalla prima lettera di San Pietro a se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore alla porta, ma vi sale da un'altra parte, vi è un ladro e un brigante. Chi invece entra alla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti coloro che sono venuti chiamato. Dove anche il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci parla di questo gregge che cammina, segue il suo pastore, ma che segue la voce del suo unico pastore, cioè quell'unico pastore che ti porta a Dio, quell'unico pastore che si chiama Gesù Cristo. E allora è questo Signore. Buona settimana.